Sì, a me dice che sei in live, tanto ragazzi, bella, bella, bella. No, più che altro vedo ancora che sei in live con League of Legends. Ti vedo in live con League of Legends. Oh, non so, suspense, run, horror. Ok. Sì, adesso vedo. No, no, ma non è vero, io lo vedo, eh. Io vedo il titolo aggiornato. Sì. Ma lo vedo, lo vedo. No, no, ma fai la stream, ti si sente bene, il titolo è aggiornato, non ti preoccupare. No, Banu, mi sa che ti ha resettato l'audio, a te non ti si sente, minchia, meno male che me ne sono accorto. Infatti mi si è resettato l'audio. Porca puttana, meno male. Ok, ci siamo, dovrebbe sentirsi adesso. Aspetta. Sì, adesso sì, minchia. Meno male, porco zio. Quindi all'inizio c'era Pietro che parlava da solo. Dicevo, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, monnoggio BS. Ah, siamo ritornati qua su DBD dopo così tanto tempo. Adesso mettiamo la nostra cara Kate, felicissima, versione da spiaggia. Mamma mia, eccoci qua. Siamo pronti, carichi con una modalità del cazzo, come mi ha raccontato Pinguz, no? Modalità lato Survivor è una bella rogna. Quindi modalità Horde, DBD Horde, finalmente DBD è diventato un gioco Horde, quindi siamo pronti, carichi, a giocare Lights Out dove non vedremo un cazzo, è come se siamo sempre nella classe di matematica della draga, quindi è Esatto. tutti nell'ora di matematica per sempre, dalla mattina fino alla sera, pensavate di no? Aiuto. È come dice il titolo della live. Il Danzo è maggiore di Sanremo. Quindi non guardate Sanremo oggi, guardate Kate. Questo è. Sarà dura Banu perché da quanto ho capito oggi è l'ultima serata, quindi annunciano anche il vincitore. Sì. Vincerà Mahmood con la sua nuova canzone. No, deve vincere una Feme, quindi vincerà Giorgia. Perché se no non sono felice. C'è tipo una notizia che ha fatto notare: Sanremo non vince una ragazza. Allora, secondo me, dietro agli appalti di Sanremo, raga, raga, dobbiamo far vincere una ficca, se no non va bene. Quindi, guarda, se vedo che ha un nome femminile, la vincitrice o vincitrice, non vuol dire che avevo ragione. Sì. Accidenti, raga. Io non voglio sapere zero proprio. Ma allora, la mia opinione di Sanremo, e lo dico da persona che ha dovuto studiare, Pietro sa benissimo che ho Sì. studiato TV, è un programma per vecchi, prima di tutto, perché la TV italiana è vecchia, patetico, che propone musica meloma proprio in maniera schifosa, proprio putrida, del tipo che senti la prima canzone tipo io non ce la faccio e l'amore qua e là e vaffanculo là. Poi è un programma che dura fino alle 3 di mattina in cui tutti lo reputano come la serie evento, tutti lo guardano, ma cosa c'è da guardare? È noioso, è palloso, è schifoso.
Invece qua andando contro 10 milioni di italiani, sto facendo proprio venire il Perché siete malessere. scimmie, italiani, cioè, è un programma da scimmie. Almeno la partita dice, ok, succede qualcosa, chiaro. Per esempio, la partita di oggi di Inter, Pierre mi ha detto che hanno fatto almeno 4 gol e ti dico, bella là. Perché diciamo che le partite di merda... È stato bello spettacolo, secondo me. Esatto, no, perché io sono dell'idea che le partite di merda sono quelle partite in cui non succede un cazzo e quindi ti annoi per 10 anni e comunque Wesker. Ma sa Come fai a bene. saperlo? È la cassa. Ah, c'è la cassa quella di Wesker proprio. Sì. Mi Ah, c'hai ragione, minchia qua. sono Minchia, meno male spawnato. che. È da me, è da me. Ha già sprecato il pallet dello Shaq il Gabriel Solo. Ok. Cavolo, raga, però posso dire che senza sapere neanche quanto dura il gen, eccetera. Sì, ma poi non lo senti proprio, dai, concentrati perché qua se parliamo ci distraiamo un casino. Abbiamo Gabe in squadra. No, Gabriel. Ragazzi, è troppo buio qua, ragazzi. Mi avevate detto che potevamo giocare a Spider-Man. No, Gabriel! Niente, Gabriel è stato preso, raga. Provo ad andare io che sono vicino, sperando che non mi veda. Ma viene detto da me del tipo hihihihi, ho sentito qualcuno. Ha scacciato il gen. È vero da me. Ti giuro che sto guardando avanti. Mo guardo indietro. Mamma mia, è troppo spaesante questa modalità. Eh sì. Ho sbagliato il mio switch. Ok. Una Vabbè. cassa. Gabriel! Gabriel! Grazie, grazie Da me. mini. Ok, curo Gabe prima che dice che non può prendersi la skin di Fortnite. Ok. Io ho fatto un gen. Solo uno. Ah, ci sono troppi gen. Pensavi. E da me ancora. Era vicino, minchia, ho sentito un È lo Shaq, è lo Shaq. Mica, non hai neanche spaccato il pallet dello Shaq. Qua m'ha fregato. Cazzo, m'ha fregato. Il Ma non è coro. ancora partito un gen qua. No, no, il mio. Ah, non me ne ero accorto. Il mio è partito. Ha spaccato adesso il pallet dello Shaq. Mamma mia, raga, è buio tetto. Oh, qua le luci non si pagano, Lener, ma che è? Dove sei? Ok. Papà. Sal... Prova. Dice che ritorno. Di solito lo fanno. Tu guardati dietro le spalle, io mi guardo dietro le mie. Ok. Però guardate, cioè. Ma dietro le mie spalle ho guardato. Ma lì c'è l'angolo, Ma cioè. l'ho notato adesso che c'è l'angolo. Cioè, l'ho visto io che stavo guardando dal mio. Dai, ma non più attento però, Porca troia, mi sono preso un infarto. Anche io mi sono preso un impatto, Pierre. E niente. Ma Cazzo, non non pensavo che fosse un angolo quello. Niente. Gigi. Che mi sono preso un infarto anch'io. È da me. No, ma lascia. No, è da me. Aiuto Gabriel! Sono partiti i tuoi gen, tipo. Ah no, la Meg. Grazie! Grazie! Mi ha preso.
mettiamo avanti zanzare. C'è vicino una mega. Ok. Devo trovare un generatore che non sia vicino a quello shack. Questo è stato fatto. Mamma mia, raga. Qua sento un generatore. Conviene sempre allontanarsi un minimo dal gancio, comunque, perché lui torna sempre lì. Perché si ricorda, sì. Eh sì, quindi conviene, quanto tanto i segni graffi non si vedono. Mm-hmm. Quindi conviene allontanarsi un po' e poi nel caso curare. No, Gabriel! Tu stai facendo un gen, no? Sì. Ok. Occhio che sei ferito, però, Sì, infatti mi sto allontanando. Wow, bello. Ok. Ha scalciato il mio gen. Dalla mag. Ok. No, vedo la mag. Quanto ti manca? Boh. Cioè, comunque sembra vicino. Cazzo che me. Manca un gem. No, è il mio, manca. No, non voglio morire, vaffanculo, poi ditelo con Gabriel. Maledizione. Lo sento. Minchia, ti manca poco. No, è tornato. Meglio. Scalcia. Viene da me. Andata a finirlo, io ci muoio. Ci sono. Da finirlo. C'è anche Gabriel. Che altro non so quanto manca. Non mancava molto, dai. Lo senti. Okay. Mi porta nel basement. Addio, addio, amici, addio. Non ci Ma tu c'hai anche l'Uroboros, però. Però ancora questo. Non mi ricordo dov'è l'uscita, dovrebbe essere tipo qua. Tipo qua. Tipo un'uscita qua. 99 l'hanno aperto. Cazzo, dov'è? Cioè, è a 99. È da qua. È dalla mag. Vicino a Shaq. Questo esce. Non lo so. No, Banut, così sei. Vabbè, gira il perimetro prima o poi la trovi. Niente, raga. È dalla mag. È da me. Eccolo, è lì. Gira. Aspetta, aspetta andar via. Evviva! È qua Wesker, Arriva. Vai via, vai. Perché se mi prende non posso uscire. Cazzo, la mag non so se ce la fa. Ce l'abbiamo fatta, raga. Vediamo se scappa anche la mag. Secondo me camperà l'uscita. Potrebbe fare un'altra uscita, però con questo buio perso è difficile capire. Ma infatti in game non vedi neanche la... Ah, però la mappa. Ecco qua. La mappa ti dice anche gli exit, non sapevo. Sì, sì.
Mamma mia. Wesker non era qui? Strano. GG. GG. Purtroppo Pingus ci muore sempre. Fa sempre il bill della situazione, raga. L'ho tenuto un po' all'inizio. Il secondo chase è durato pochissimo. E il terzo, meglio. GG. Ai 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 ai. Incredibile. No, 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 no. Contro Wesker poi. Prima partita Wesker, raga. Dai, esegui un'azione cooperativa per 360 secondi, progresso 3 di 360. È stato quel breve lasso momento a inizio game. Cioè. Ai ai ai, Sanremo. Già mi immagino 10 milioni di italiani incollati mentre col cazzo in mano letteralmente a capire. Dai, spero che sarà lui il cantante che verrà premiato. Sì, è lui. Proprio così. Mamma mia. Poi non so PS se sei d'accordo con me con la mia opinione. Molto rude, rigida, incredibile. Di Sanremo dici? Mm-hmm. No, sì, diciamo che io più che altro trovo che ormai Sanremo sia diventato un format che non rispecchia più, diciamo, il festival in sé. Cioè, basta anche solamente vedere come è cambiato Amadeus nella presentazione del festival negli anni in cui l'ha presentato. Cioè, è passato dall'essere una persona molto, anche se vogliamo, pacata, all'essere lui stesso un personaggio cringe. Quindi la cosa che non mi piace di Sanremo, che poi può piacere o non piacere per il format, è il fatto che ha cambiato completamente modo di ragionare adattandosi, diciamo, ai social, no? Perché adesso sembra quasi più pensato per quello. E a me sta roba sta sul cazzo, perché inizialmente il Festival di Sanremo non era concepito in questo modo. No, quindi non mi piace questa cosa, ecco. No, infatti, cioè, sostanzialmente un po' sta roba è nata un po' quando è arrivato Dov'è Bugo. E quindi da lì, esatto, hanno iniziato a fare 10.000 meme di Sanremo, eccetera. Ma anche l'anno scorso, cazzo di cane. Poi dopo questi meme vengono buttati nel dimenticatore, tranne Dov'è Bugo, perché era quello più particolare, era il più naturale, ecco. Quindi ci stava. Gli altri invece non lo sono minimamente. Poi sono d'accordo con te, Pia. Cioè, il Festival di Sanremo era molto diverso, era molto più, come hai detto tu, pacato, normale, cioè facevi vedere cantare. Adesso è tutta una trashata incredibile e arriva uno che dice viva le donne, e arriva un altro che dice viva Salvini, e arriva un terzo che dice vaffanculo, cioè, ma... Poi al di là del fatto che, vabbè, non sono proprio un fan di queste canzoni, cioè... Ah, la musica italiana a me non piace per nulla, quindi... Già lì capiamo tutto. Raga, comunque Yamaoka è devastante, raga. Non si vede un cazzo. Ciao! Evviva! Guardati, allora, dietro le tue spalle io mi guardo dietro di me. Ok, va bene. Io sto guardando dietro il mio culo. Sì, che poi in realtà se arriva più dalla tua parte che dalla mia. Cioè, immaginati un ghost list qua. Vuoi sapere la cosa divertente? Abbiamo in squadra un personaggio di League of Legends, Jinx. Che è Jinx? Sì. Che è anche un Pokémon. No, il Pokémon mi sembra quello... esatto. Sì, sì. Vabbè, però dai, siamo lì. Siamo lì, sì. Oddio, è arrivato Goebbels. Ma il kill chi è? Ah, è Wesker! Ancora? Sì! Ma che cazzo, me lo sono trovato davanti! È partita la musica prima di vederlo, lo sai? I expected more from you. E il killer si aspetta più da te, mano, ma insomma. Ma curva. Ma dai, basta, Wesker. Andatene a fottere. Cioè, ho usato un killer divertente invece che meta. Che palle sta gente. Posso dire con tutta la mia onestà, Pie, senza offesa. Ai 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 ai. Via.
Se arriva da qua mi scopa. Io sono dentro la casa, sono dentro l'edificio principale a fare il pendente. Scusami. Grazie. Oddio, che figa. Kate abbassato mentre si fa curare da, dallo spray. No. È tornato da voi. Sì, però ha scelto Goebbels e non me, evviva. Ma come? Paura, raga. Io non capisco un cazzo. Oh, ma lo state già lasciando, schifo. Forza, Pano. Ok, problema. Aiaia. Facendo un gentle? Sì, sì. Mi sgatti giù che pensavo che fosse David. Sai che David è vestito di nero? E quindi ho visto uno correre e dicevo, vabbè, David, no, aspetta, gli occhiali da sole. Purtroppo rimanere feriti in sta modalità è un casino, eh. Cioè, se trovi qualcuno ti baga in particolare. Ma io mi stavo facendo curare da David, so che... Sì, lo so che poi purtroppo... Niente, raga. Siamo sfigati, purtroppo. L'ho visto, eccolo lì. È da me. Mi succhi le palle. Ho lasciato. Ai ai ai. Viene qualcuno? No. È vicino. Sto mezzo camperando. Sì. Hai problema che nessuno sta venendo, cazzo. Ma perché ti sta proxy camperando, eh? Forse adesso viene Cheryl. Oh, ci rischio, raga. Madonna. Vai, 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 vai. Forse ce la faccio. Madonna, ci stavo per morire. Mi stai inseguendo, raga, incredibile. No, no, adesso è dalla Cheryl. Con quanta cattiveria. Adesso l'ha lasciato, si sa che viene da te. Ah, io mi nascondo. Un culo. Sì. Ha proprio seguito il sangue, niente. Tunnelato, raga, tunnelato in questa modalità, incredibile. Incredibile, raga. Numerato. Accidenti. Tanerin, tanerin. Non mi ricordo, forse mi sa che manca un gen. Sì, manca un gen. Secondo me sì, perché quattro generatori sono partiti. Perché non fa il gen? Notizia. Slagga pure, che adesso non è più da me. Cazzo, bro, è grave la situazione. Abbiamo perso. Vedete, ragazzi, comunque questo è l'emblema di questa modalità, il problema di questa modalità. Cioè, stavano giocando bene, basta che il killer decide di giocare in modo un po' così, dove elimina subito uno, approfittando del fatto che è ferito, e poi cioè, comunque non c'è raggio del terrore. Più che altro adesso lui potrebbe camperare tranquillamente. No, mi ha trovato. Hai visto come cambia? Vedete, ragazzi, come cambia la situazione? Poi qua probabilmente ho anche sbagliato perché ha usato lo spray, quindi sapeva dov'ero. Però, cioè, oggettivamente non vado a salvare con lo spray. No, infatti, perché poi si rallenta e quant'altro.
Niente 4%, peccato. Più che altro una cosa che non ho capito è se in questa modalità c'è l'anti-face camping system. Perché non ci si vede neanche la barra. Vabbè, come diciamo provare a crederci che possa funzionare l'anti-face camping system. Se facciamo altre 3-4 partite così andiamo nella modalità normale, te lo dico. Sì. No, in realtà volevo solo capire. Io farei la prossima come ultima per capire un po'. Ah, ma anche due, però se le prossime due sono così non è neanche divertente, cioè. Vabbè, io direi di lasciare perché tanto ci muore quello sì, della terra. No, vabbè, io sono già andato avanti. Ah, ok, tu sei andato. No, perché sì, io sì, volevo vedere se prendeva la botte, però le ha chiuso la botte, quindi. Cioè. No, non possiamo mettere il finishing mode, troppo pericoloso. Però abbiamo deciso di mettere l'anti-camping system, che funzionerà da Dio. C'è qualcuno che è riuscito a uscire dal gancio dal camping system? Io non ho mai visto nessun streamer o nessun game in cui qualcuno è uscito ed è riuscito a uscire dall'anti-camping system. Che modalità inutile. È vero, ci hanno messo tipo 3 mesi per farlo uscire definitivamente. Questa è una cosa divertente, raga. E niente. Adesso domani avremo le stories invase dal vincitore di Sanremo in cui tutti piangono dicendo sì, se lo meritava. E noi siamo tipo, ma chi cazzo è? Bah, chi se ne frega. Io non dico niente, guarda, perché sennò poi sembra che ci lamentiamo sempre. Ma no, non è lamentare, cioè, come dire, sottovalutare la massa. La massa di scimmie. Esatto, proprio così. E no, ma voi vi lamentate sempre, non vi va bene mai un cazzo. Ma noi ci va bene qualcosa. Ma non capite che è tradizione, cultura. Cultura, aiuto. Aiuto. Non capite un cazzo, guarda che Sanremo è tradizione e cultura. È un momento in cui noi possiamo essere come una famiglia, e un po' come il tipo. Prendiamo la nostra Peroni e guardiamo i cantanti, Sanremo, c'è qualità, le musiche sono stupende, parlano sempre di amore e amore, temi sociali, sì, mettiamo, sì. Mamma mia, vuoi sapere la cosa buffa? Che io almeno di solito chi vinceva Sanremo sentivo la canzone per capire che cagata è. Sanremo di l'anno scorso, so che ha vinto Mengoni. Che cazzo, chi è questo cretino? Shiva Lomal. This game is so awful, kill the side, I don't get how we ever can see that. Ragione. Ha fottutamente ragione. E ecco perché 150 blood points in più. Sì, va bene, ti diamo più blood points, però tu sappi che verrai scopato dal Esatto. Senti. Ma sai. No, sì, però scusami, ma non si può neanche. No, stai zitto, devi subire. Sai cosa? Se adesso la possibilità di avere dei medikit, secondo me forse. Sì, sì. Se si potessero avere dei medikit, se si potessero. Se si potessero. Se si potessero. Ancora. Ancora qua. Se ci becchiamo ancora Wesker, mi incazzo. No, sì, basta. Ah, qui. Ah, qui. Magari un medikit, Pier. Magari un medikit. È un medikit. Buono. Viola. Ora, buono. Ok, guarda, ti le tue spalle. Io mi guardo. Fanculo. L'artista. Ciao, coi codi poi. Mi sa che ci arriva da davanti, eh. Sì, perché dietro c'è. È chiuso. Ai ai ai. Ricordo che se entri negli armadietti ti togli i corvi. Come mi ha preso? What? Infatti, come ti ha preso?
Perché so... Vabbè. Non voglio saperne niente. Perché sei entrato in un armadietto. No, dici. Ma non. Sì, sono entrato in un armadietto cercando di togliermi subito i corvi, ma. Mi ha preso mentre stavo entrando nell'armadietto. Ah, dici così? Sì. Ah, ok, pensavo. Boh. E ne. Oh, vicinanze, secondo te. Ma come faccio dietro? No, hai ragione. Io ti salvo, poi. No, salvo io. Pensavi, svedavi. Via, via, via. Vado allo shack. Cazzo. Qua io non vedo un cazzo, incredibile. E io non vedo un cazzo. Cioè, ma secondo Behavior, io come faccio a capire dove sono i pallet? Ci credo che è molto, come dire, killer side. Ai 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 ai. Comunque questo genere è impossibile da fare, ho capito. Via, via, via. Non andare di là, ma non c'è l'angolo di là. Ah, davvero? Stai, sì. Hai ragione, cazzo. Sono potuto via da qua. Sì, perché ti sei tolto i corvi adesso, quindi potrebbe... Ok, è là. Dritto davanti a te. Ok. Il problema è che non vediamo neanche i corvi. Oddio, è qua. Sì, vicino. Se non abbiamo fatto neanche un gen ancora, oh. No, un gen è partito, mi sa. Sì, ci sono poca attenzione. Sicuro? Uno sì, uno però. Due maroni, Dio caro. Bisogna giocare stealth in sta modalità, che cazzo da fa? Qua sì, cioè da un tot devi allontanarti dal gen per forza. Tipo in sta andando, sta andando verso... Dove, esatto, dove ci siamo curati prima. Ho trovato una torcia verde. Ah, buona. Dio porvero. Basta, non voglio fare questo gioco. Da me ancora? Ok. Ma lasciato, è dalla beauty. Molto spaesante comunque come modalità. Sì. Io forse riesco a completare un gen almeno, forse. Dai, buono. A me sta curando la sceva. La Sheva poi vuole continuare sto gen singolo. Ok, ce l'ho fatto. Riesci ad andare a salvare Tuba, no? Provo. Ti ha preso quei corvi, vado io, vado io. Tu allontanati. No, non farti prendere dai corvi, Vano, no. Ma come poi? Niente, mi prende, sai. No, Vano, cazzo. Quei corvi veramente è una bastardata. Solo perché ho beccato il danno dai corvi a caso.
Ai. Il gen che stavamo provando a fare all'inizio è regredito a zero. Lo so. Secondo me era tipo un gen centro mappa. Arrivo, eh. No, c'è Shiva vicino, non c'è bisogno. Vabbè, ma dai, ma cazzo, che palle. Vabbè, ma non c'è pallet, non c'è niente. Ma come cazzo si fa? Behavior, come si fa? Behavior, come si fa? Come si fa, Behavior? Come si fa? Più altro è possibile. Vi spari i corvi, occhio. Sì. Io provo a salvarti. L'ho sentito. Teoricamente è la Sheva che dovrebbe salvare. Perché non è ancora stato uncinato. Okay. Qua la vedo tragica. Vado io a salvare. Beh, almeno facciamo tanti punti. Punti, punti, punti. Dai, io sto girando attorno, raga. Un genio vicino al centro mappa. Ma è bello che non sono mai andato all'edificio principale. Dove cazzo si trova l'edificio principale? Arriva al centro mappa. Ok, io... C'è un corvo qua. Merda. Dai, qua c'è un muro. Lascia le save. Dove sei? In un angolo. Però penso che mi abbia lasciato. Mi curo. Ecco Diaz. Vabbè bro, ci credi che il medikit che ho preso non mi cura? Niente, morto. Ci credi? Sì, ci credo, Bano. Non mi sorprende, lo sai come sono i kit medici. Anche io sono morto. Curami. Boh, ma anche se sono partite combattute dove comunque si fanno i generatori, il modo in cui vieni preso ti fa passare la voglia, capisci? Non è quello sì, il problema. Sì. Cioè, ma io comunque lo sapevo quando era uscita questa modalità, l'ho detto. Cioè, ma può essere incredibilmente frustrante così. Che altro... Cioè, ripeto, il vantaggio che ha il kill è il potere. No, il potere... Ti dico io dove... È dalla Sheva. Cioè, il vantaggio che ha il kill è il potere, raga. I sopravvissuti non hanno poteri, se non coi perk. Se avessero dato che ogni sopravvissuto avesse una qualità speciale come accadeva in altri giochi. Ma nulla di più, cioè nel senso una passiva. Comunque vabbè, abbiamo fatto 4 gen se non sbaglio, mancava uno. Minchia che urlo fa questa. Oh no, Sanremo. Proprio così. Arriva Kate, la curatrice. Bene, via. Liscio, raga, liscio. Kate non si è fatta beccare, viva. Kate non si è fatta beccare. C'è
Che va, la cosa si sta curando. È bellissima la cosa. La cosa. È la Yujin. Andiamo un po' passire, tipo... Esatto. E ti allontani, si sa. Vaffanculo, chi cazzo mi mette questo rumore? Usi depistaggio. Mi stava arrivando, eh. Boh, facciamo i topi, raga, tanto... Se facciamo i topi si incazzerà il killer. Asceva ha iniziato il gen, quello che stavano facendo nell'inizio. Cioè, proprio quello più sbagliato possibile. Sì. Perché io penso che i genatori sono vicini. Ho questo... Qua c'è un gen. L'artista sta cercando... vicino alla Sheva per vedere se non ha arma dietro. Ma qua manca poco, raga. Sì? Sì. Minchia. Dove è vicino? Bravo, bravo. No, come ti ha preso? No, come ti ha preso, infatti. Cavalca, vai. No, Banu. Madonna. Che fai? Perché? Non chiedimi. Perché non corri? Corri! Ma dove stai andando? Non so dove sto andando. Dai. Però posso dire che... No, allora, non mi spiego come ti abbia preso con quei corvi. Quello. Però posso... non hai fatto il fast volt perché ti sei fermato. Perché sai che non puoi voltare quei corvi mentre cerchi di respingerli. No, se fermi l'interazione, sì. Sì, devo fermare e poi fai il fast volt. L'interazione, sì. Vabbè. Posso dire che la modalità è carina una volta, come sopravvissuto, e poi mai più. Non sai qual è la cosa divertente di questa modalità? Ma è crashato? Chi è crashato? L'artista ha quittato? Ha crashato l'artista? Cabecchio. No, non credo, non avrebbe avuto motivo. Lol. Che... Benson Wings. Fatality. Probably a crash. No, fatality. Abbiamo fatality, bro. E niente, scavetto, già mi immagino questo qua. Chi mi ha staccato la corrente elettrica? Vaffanculo! Stavo vincendo! Ho staccato internet perché volevo vedere se... Ma che cazzo me ne frega di Sanremo? E comunque, beh, i generi li facciamo, cioè, manca sempre uno. Andiamo con la normale, dai. Ho capito che qua si bestemmia e basta. Proviamo l'ultima, dai. Va bene. Io... No, è grazie a me. Ha scavettato tutto grazie a me. Esatto. Ai. Aiuto. Che livello sei tu? Degli archivi? In che senso? L'archivio, quello volume 18 livello. Cioè il... il livello 1, cioè adesso ho finito il livello 1. Ah no, intendo proprio la spaccatura, ecco, scusami. Ah, spaccatura, adesso mi sa che non posso più vederlo, aspetta che te lo dico. 17. Minchia, ci sta. Pat. Sì. Col fatto che ho completato il livello 1 del tomo 18 e quello dell'evento, sì, ero, cioè, è normale. Comunque, guarda come si chiama questa creda. Path tracing virtuoso. Ban di undead, invece, cosa mi dici? Bennett. Scavettoni. Qua si ban. Cavetto, ciale. Cavetti d'Italia.
Italia! Lo stacco dal muro! Ma va fanculo a sto gay, io me ne vado dal culo, tu. Mamma mia. Vediamo un po', allora ci sei un altro Wesker e basta, scavetto io, proprio instant. Dai, l'infermiera, così ci divertiamo. No? No? Non vedo Sai più. che, ma sai che l'infermiera non se la passa bene, secondo me. No, perché viene stordita e quindi non vedi i grafi. Cioè, i Esatto, grafi cioè è la tu puoi troppo importante. tranquillamente. Sì, è l'alieno. Ma dai. È l'alieno, è GG, eh. Ma Aspetta che dai. metto qualcosa. Vai. Non sai cosa, potrei mettere un attimo più avanti. Beh, più che altro la torretta ci dice se arriva. Questo è buono. Metti un pochettino più avanti, esatto, così dopo ci nascondiamo. Arriva. Non è forte l'alieno in sta modalità, secondo me, perché le torrette. Lo sgamano. Sì, ti segnalano. Io sono fuggito, tu? Ma io pure. Usa tanto le torrette. Dovrebbero mettere le torrette in questa modalità per tutti i killer, bro. Sì. Sì, o quantomeno mettere qualcosa di simile che segnali. Provato. Quell'alieno è divertente, però sento, perché comunque ti sale l'ansia, sai che almeno, sai che quantomeno è vicino, no? Cioè, contro l'alieno ci giocherei in sta modalità. Sai cosa? Se loro mettessero il torretto a tutti i killer, sarebbe Ma ti anche lascio a figo. terra? Sì, mi lascio a terra. Finisco il gen e arrivo. Sarebbe anche figo come modalità se mettessero le torrette. Cioè, è un modo. No, adesso mi prende. Dovevo venire prima, però ci tenevo a finire sto gen che era importante. Ha distrutto la torretta che ho messo. Capiamo. Bello. Campedini campedeschi. No, adesso non sta andando via. Ai ai ai. Vabbè, l'ho tenuto un po', dai. Se... Sono stati fatti due gem, giusto? penso uno sicuro. Io uno l'ho fatto. Forse è impartito un altro. Salvato la zarina. Ok.
Ma fattanculo. Che è successo? Accidenti. Mi spaventi che quende. Vediamoci va. Ma c'è la torretta che ci segnala, sorry. Dalla zarina. Sì. Ok, dai, buono. Ah, qua c'è un gen. C'è un gen. Ah no, è già fatto, è stato fatto. Cazzo. C'era il gen che stavo facendo io, ma... Oh, c'è lo zadino. Ah. Vuoi prendere tu l'oggetto? No, se vuoi prendi tu. Mi sa che sono rimasti gen a centro map. Cazzo, cassetta degli attrezzi video. Ah, c'è un gen qui. Ecco. Cazzarolì, sì. La faccio io il gen con la zarina. Okay. C'è la cassetta degli attrezzi. Vi ho messo la tua detta. Bravo. Così è divertente, così sento che mi sto divertendo. Perché in realtà dovevo mettere la tua detta, no? Cioè un... Sì, non che spara fuoco, ma un oggetto sarebbe anche una cosa nuova. Sì, una cosa che allerta, ecco. Un segnalatore, sì. Come questo che fa ti 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 ti. Sì. Non mi sembra così stupido come idea. No, infatti. Cioè, in giro per la mappa, comunque... nella mia vicinanza. Cazzo, sbagliato. Ma è con gen secondo me. Ok. Prova a salvarti in qualche modo. Forse Zabina sta venendo. Sì, sta venendo. La Claire. Dal gen quello che eravamo all'inizio. Tu hai trovato un gen? Sto vedendo se se ne sta allontanando. Dai, dammi kit medico. No, la torcia, cazzo. Torcia viola però. Ecco, se è stato fatto, ok. Ah, sai lo studio del dottore? Lì c'è un gem. Ma vanno lì, io ho paura, io sto girando. Io mi sa che adesso giro fino a quando trovo un kit medico. Certo, se non possiamo prenderti... Sono in un angolo della mappa. No, niente, cassetta degli attrezzi. Che palle. Studio del dottore, hai detto? Sì. Vabbè, me la rischio, che cazzo devo fare, Dio cane? Cioè... Puoi nasconderti nel basement, però... Più che altro non ho una torretta vicino. Ho trovato un gen, ma Banu non lo faccio mai, cioè. No. Intanto sto facendo io quello dello studio del dottore. Non sto continuando a girare a vuoto. Ah! Cazzo. Prova ad andare nel basement un attimo. Dai, dammi un oggetto buono, ho bisogno del kit medico. Ah! Cazzo! Prenderà tutte e due. No, forse no.
Niente, Bano, non mi vuole dare il kit medico, sto tempo di merda. Quando è morto? Ah. Attento che è vicino, eh. Non ci credo mai nella vita. Grande Pie. Madonna, pure. Via. Tu vada, non corri e non guardarti indietro, ti prego. Io vado a un exit. Mi auguro che la Claire vada a tirar su la tizio. No. Io ho visto dove sono gli exit, però ho paura. Mi sa che l'alieno sta venendo da me, a me la rischio. No, viene qua palese, viene qua palese, viene qua palese, non posso aprire. Minchia, quanto ho fatto bene. Quanto ho fatto bene, via dai dal cazzo proprio. È da voi. Tira su, ok. Viene da voi, eh. Sì. Non andiamo dalla stessa parte, Cristo. Stanno andando all'altra exit, se riesco. Sì. Solo che non so dove, cioè non ho visto dove era l'altra, sarà tipo qua? Sì. Patrolla gli exit, è ad un exit. Io e la Zarina ci stiamo curando. Siamo a centro mappa, io e la Zarina più o meno. Bella questa partita, questa è bella. Vengo verso di voi perché ho bisogno di cure. Cioè, io vi sento della... Ah no, è da... Ok, è dalla... Allora, facciamo così. Adesso io e la Zarina finiamo di curarci. Tu vai a un exit se riesci. Provo. Anche se è rischioso, non so, in realtà, Bano, non lo so. Aspetta un attimo. Perché più che altro giro... usa i tunnel. Giuro un po'. Ok, ecco, ecco. Mamma mia. No, è qua, via, via, via! Oh no. Mi lascia. Viene da me. Io ci muoio, cazzo, peccato. Attento, attento che potrebbe venire. Non so neanche quanto riesci a... Vai, 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 vai. Fuck. Dobbiamo aprire un exit, Manu. Vai a un exit. Dobbiamo fare cose diverse, se no si perde. Vai, vai a aprire un exit a caso. È un exit, è qua. È un exit, è qua. Ci sono io. Ritorna al centro mappa. Ok. Ce la rischiamo. Se viene qua, sono morto. Pazienza. Però bisogna aprire gli exit, se no qua si perde. Com'è la situa? 99 quasi. Io lo salvo. Sì, sì, apri, apri, apri. Devi venire dritto rispetto a dove hai salvato quella Claire. Dritto. Okay, la Zarina è qua. La Zarina è qua, io e la Zarina ci stiamo curando. Ok. Ok, la Claire è qua. Forse ci sono... No, no, cazzo, mi punterà. Cazzo! Sì, vabbè, fa niente. Porca puttana, che partita! Porca puttana! Che partita, che partita! Bella, però, bella, 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 bella. Queste sono le partite che probabilmente la Behavior voleva che accadessero. Il problema è che capitano una volta su... Se avessimo messo il tuo letto come base... Ci stavamo curando, cazzo. Se anche solo uno di noi riusciva a curarci, facevamo il body. Sì, peccato, peccato. Mamma mia, molto spaesante come modalità. Ai ai ai. Punti. Ok. GG. Ai ai ai.
forse gli unici game divertenti sono contro l'alieno in questa modalità e basta. Sì, perché l'alieno ti mette quell'ansia, però comunque il Survivor ha modo un minimo di prepararsi, no? Esatto, quella tua detta. È un po' quell'ansia che dice, oh mio Dio, da dove mi arriverà, no? No, ma infatti sono d'accordo. Tipo uno strumento come la torretta, nel senso tipo che dà dei segnali, cioè che fa tipo tu du du du, tu du du du, tu du du du, tu du du. Tanto comunque non sai da dove ti arriva, quindi... Sì, quindi... Poi è uno strumento, quindi magari... come dire... Vediamo se... Non posso unirmi proprio nella tua lobby, questa è una cosa divertente. Ma sarà una roba di Epic e Steam che hanno fatto, che però è recente, perché non si spiega, abbiamo le stesse impostazioni. Sì. Quindi oggettivamente non si spiega. Ok raga, torniamo nella nostra modalità, Vala. Vala Vula. Ritorniamo nella modalità normal. Ai 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 ai. Accidenti. Questa è la modalità oscurità. Oh, comunque flashlight save nella modalità lights out ci sta. Oddio, cos'è questo? Occhio non vede. Che bello questo charm. Com'è che si fa a avere? Ah, il volume. Ma va, ma vai a cagare. Dai, non è giusto. Devo fare... Però è figo, occhio non vede come charm. Vabbè, cerchiamo di fare. Che poi non so che personaggio... Non so se hai presente questo charm. Vale. Praticamente c'è la testa in cui c'è le mani che coprono gli occhi. Ah, sì, occhio non vede. Sì, sì, è fighissimo, cazzo. Lo voglio, lo metto insieme a... tra i charm di Kate. Zarina, Claudette, ex, guarda come si chiama Claudette. Sanna Princess. Aia. Maledizione, Anal Princess. Quando è sopravvissuto cade a terra, ti prendi il mangle a cazzo di cane casualmente tra uno dei quattro sopravvissuti. E fai au au rivelando la tua posizione. Esatto. Oh, ci starebbe, com'è? Guarda, adesso la BM se lo prende, se lo annota. Allora, quindi il nuovo ex funziona così. Quando sopravvissuto viene uncinato, uno dei tre sopravvissuti rimanenti si becca lo status mangler. Emorragia. Ah, yes, yeah, yeah. Ma sai qual è la cosa buffa di Sanremo che adesso mi viene in mente solo adesso? Che io prima della magistrale in comunque Cina, TV, eccetera, io non sapevo neanche dell'esistenza di Sanremo. No, beh, sì, io sì, però... Cioè, io no. Vabbè, ma ci sta, il tuo corpo... Ma guarda che stavi, eri sano, non eri parlarne sano. Come... No, non parlarne come se se fossi malato che non sapevi, cioè. No, sta cosa io ho scoperto Sanremo quando tipo mi ricordo che a lezione, cioè lezione, oddio che bello, oddio, la luce, sì, fammi vedere tutto, sì, sì. La luce, sì, la luce, sì. La luce e luce fu. Ok, no, pure. C'è anche la intervento di Bruno. Verso la baracca, cioè la capanna dello zio Tom. Mi sa che c'è un add-on che quando... Ma what the fuck? Che cosa che c'ho? Dai, basta, che palo tu... È bravo, minchia, sei bravo, porco due, è bravissimo.
Lo sai Mi ha che non mi proprio scopato. rassicura. Sai cosa vuol dire che mi ha proprio scopato l'anima? E mi ha fatto pure usare il pallet dello Shaq. Da uomo Scorgio. morto. Dai. Ah, dispositivo, niente scorgio. No, non credo. Ha anche il suo perk, quello hai capito. Sì, abbraccio lugubre, Grim Embrace, ok. Ma non benissimo. Viene qualcuno? No, perché sta un po' proxy camperando. Mi ha puntato un corvo addosso. Strano, io la vedo, però non sento il suo raggio elettrodore, incredibile. Mi ha visto, mi sa. Ma i corvi secondo me sono un po' buggati, eh. Sì, anche per me. Comunque sì, ti sta un po' tunnelando. È 089, bro. Attento. I corvi sono un po' buggati, cioè ti colpiscono dopo e si attivano. Cioè ti colpiscono dopo e si attivano prima, una roba del genere. Aiaiaia. Viene da me. Niente, odio sto perk del cazzo, posso dire con tutta la mia onestà possibile. Mi lascia. Perché sai cosa? Sfrutto il perk per campericchiare un po'. Devi andare tu, Bano. Mi sono ferito. Vamos, ma ritorno. Minchia se ritorno, ok. Dai, ok. Scusami. Perché mi si attaccano anche a me i corvi? Perché c'è un add-on. Mi Forse sì. hai attaccato i corvi? C'è un add-on sicuro. E io non conosco gli add-on dell'artista. Anch'io. Comunque è uno che la sa usare, si vede, eh. Sì, quello sì. Dov'è, Bano? Qua dietro. Accidenti. Niente, Anal Princess diciamo che è un nome e una garanzia. Letteralmente, però. Vado io. Niente, non siamo neanche riusciti a fare un gen. Sì, però posso dire che questa combo Grim Embrace è fastidiosa. Dove sei? Ah, Qua. minchia, proprio. Uno che sa usare bene l'artista è veramente di un fastidioso.
Dai, no, qua c'è qualcosa che non va coi colli, che posso dire con tutta la mia onestà possibile. E dopo mi guardo la live, perché anche secondo me, già nella partita di prima che eravamo al buio, secondo me. Cioè, puntavano da una direzione e è andato dietro di me, ma cosa? Cioè, poi magari aveva puntato verso di me, ma dalla direzione del covo io non me lo immaginavo, onestamente. Ah, accidenti. Abbiamo fatto, Frank, eh? Almeno un genere. Poi si scopre che è Oz d'alba. Di sicuro non è un coglione. Si vede. Adesso Grim Embrace si attiva per tipo un botto, Com'è, 30 secondi? eh? No, anche di più. Però si deve allontanare. Magari faccio in tempo a finirlo se il Chase rimane No, ma dopo ti blocca automaticamente, sai? Esatto, vedi? lì. No, no, ma si è attivato il dispositivo, mi sono dovuto staccare io. Ah, ok, no, io ho visto che ti blocca automaticamente. Boh, io faccio la missione quello ornitologia. Ah, I sai corvi. da. Ok, Facciamo spaventare tutti i corvi possibili. Perché tanto abbiamo capito come andrà questa partita. 23, mica comunque 40 corvi è difficile. Venticinque, ventisei, ventisette, ventotto. Dai, ventinove. Ma sai qual è la cosa divertente? Che non vedo i colli, quindi 30, dai, mi mancano 10. Sì, c'aveva Scourgeuk comunque Pure. anche. Sì. Scourgeuk, Grim Embrace, dispositivo. Diciamo Da me 21 vanno, che salve. bravo, che cazzo vai a dire, bravo. 32 un coso. Aumentiamolo. 33. Quattro, 35, 36. Sei molto? Eh sì. Ventisette. Cazzo, ne mancano tre. Lì c'è un collo. 28. Dai, mancano due. Eccoci qua. 40. Ah, sono molti tutti. Ah, ops. Ups. Unexpected. Sì, comunque, boh, non so, mi sembrano un po' buggati questi corvi. Sì. Sì,
Mi sente. No, t'ha visto, t'ha visto. Ah, mi ha visto. Sì. No, no, non mi ha. Ha l'ultimo istinto. Cioè, è andato da una parte in cui... in cui... vabbè. Potevo andare verso lo shark, ma pensavo che sarebbe tipo corsa dritto come Wesker verso lo shark. Vabbè, ho finito la missione dei corvi. Evviva! Almeno questo. Buonasera, buonasera Project Fox. Abbiamo fatto delle prime partite sulla nuova modalità Lightout. L'ultima è stata fighissima contro l'alieno. Adesso siamo nella modalità normale. Non so, sapete che vorrei tipo una modalità no perk. Comunque vedi, ogni sopravvissuto nelle vicinanze colpito dai corvi subirà lo stesso effetto, quindi... pure. Guarda, intervento... livello 100 altista, ma dai. Sì, no, vabbè, ma si vedeva. Si vedeva che era forte. Sì, sì, minchia. No, questo... L'unica cosa che mi permetto di dire è che mi sembravano un po' buggati. Cioè, sì, i corvi a me sembrano buggati anche a me. Cioè, i corvi la direzione dove puntano, secondo me, è buggato, perché... No, non c'ha senso. Cioè, vi dovrei far vedere due hit strane. Una nella modalità Lightout, che mi ha hittato quando non doveva essere. Cioè, sembrava che mi avesse trapassato e poi mi ha hittato del tipo frame lag, una cosa incredibile. E poi questa mi aveva tipo hittato mentre il corvo puntava da un'altra direzione. Se tu eri tipo, ma cosa, come, quando e perché? Boh, basta l'altista, non voglio l'altista. Mi rompo i coglioni una volta che vedo l'altista. Non è divertente. Quando mai un kill è divertente da giocarci? Credo che ci siano davvero pochi kill divertenti da giocarci ormai. Cioè, banalmente il trap è più divertente. E tu direi, eh beh, non c'ha un potere. E poi giustamente se ti butta nel basement e sei tipo, ciao, addio. Ai 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 ai. Comunque dai. Punti, punti, punti. Dai, adesso ci mettiamo Wesker, Pier. Speriamo di... Sì, dai, in realtà sì, lo voglio Wesker in questa modalità tranquilla, sì. È strano beccarci altista. È da un po' che non la vedevo, in realtà, sai? Mi ricordo che ce la beccavamo molto all'inizio, quando era appena uscita. Ed era rognosa, sì. Se ci penso, mamma mia. Io ancora mi ricordo quell'altista che aveva l'addon rosso. Che ti metteva le spose, sì, tipo. Per tutta la durata dei corvi, sì. Mamma mia. Terrificante. E poi mi sembra che se tu avevi i corvi... Aveva un altro addon che se avevi i corvi eri ignaro. E quindi non sentivi il suo raggio del terrore. Una cosa del genere. Quello è forte. Minchia. In combo. E mi ricordo la mappa dove eravamo. Era la mappa del dottore. Quindi hai voglia. Ma solo io vedo che ho detto quel nome censurato. No, no, anch'io la vedo. Ah, la pagina Steam, fa vedere. Allora, in realtà si chiama Ares Godbreaker, ma ce l'ha così perché sostanzialmente usa dei strani caratteri. Va bene. Project Fox, aiuto. Mentre l'altro si chiama Didi Power, che ha deciso di comprare, di sborsare 20 euro per la skin. Ma scelto, lei è il mio personaggio preferito su Alan Wake. La sborso tranquillamente i miei 20 euro. Instant.
appena uscito, tac, zac, comprato. Sicuro sono stato il primo acquirente, per forza. Oh, adesso c'è questo. I giocatori in fase di regressione richiedono una quantità minima, esatto, di progressi di riparazione. Esatto. Evviva! L'abbiamo felicissimo. Evviva! Abbiamo un nuovo modo per comunicare con i giocatori. Evviva! Evviva! No, odio sta mappa. Accidenti. Palle. Allora, io non ho visto casse di Wesker, quindi non credo che sia Wesker. È Paramidead. Ah. Vedo che sta cercando la ficca di qualcuno. È mio. Vabbè. Vuole la mia fica. Allora mi allontano da te un attimo. Faccio il giro largo. Ti ho visto come ti ha preso. Ma io come faccio? Un bel giro, mi ha fregato. Ok. Guarda, ci scommetto. Skull Juke, Grim Embrace, uomo morto. Mi stavo liberando, ma non mi mancava uno sputo. Probabilmente se non mi stavo uno skill check che l'ho fatto normale, avrei potuto liberare. Grim Embrace. Grim Embrace, sì. Ma è proprio Grim Embrace. Ok. Ovvio. Per tutti proprio me doveva vedere. Ma io qua... Mamma mia, che schifo però questa mappa. Ma dai! Non avrei preso comunque la finestra, però. Che cazzo di mappa. Oh, giusto. Dream Embrace. Io. È tutta colpa tua, Claudette. Io ti ho visto. Ma c'è un germe. Beh, immagino. E c'è, no, qua non esiste un germe. Ah, qua c'è un germe. Adesso mi blocca il gen. Sì. Evviva. Mamma mia, se lo devono rivedere sto perk. Mamma mia, ragazzi. Ma come cazzo si fa? Noi vogliamo incentivare l'anti-tunneling in qualche modo. E pensavamo che questo sia il miglior modo, eh. Non lo pensi anche tu? È da me. Ok.
Ha lasciato. Va bene. Sa che Chan passa. Pure. Sì, perché la Claudette stava facendo il gene nel momento in cui l'avete fatto, ma ha smesso di farlo, quindi mi sa che Chan passa. Un po'. Che cazzo è? Arriva da noi. Ok, forse io riesco a fare il jam. Io riesco a finire ed era uno dei più rischiosi. Perché se sì, Ampass. Ampass, tu la Claudette si è fermata ancora. Stava per finire anche lei. Ma è quello il gen. Ok. Rimango nei pressi del gen se non arriva. Ma mi sa che arriva. No, non arriva. Se prende anche Rose, gli parte l'ultimo Grim Embrace. Quindi. Oddio. Vai, vai. Ok, vedi quel gen che è stato chiuso? Non so se vede. No. Ah, no. Ok, perché non hai déjà vu. No. Ah, aspetta, però vedo un gen evidenziato in giallo. Quello, è quello. Quello okay. È messo bene. Ah, beh, sì, era quello che stavano facendo io e Rose. Ma adesso si attiva Grim Embrace. Sì, infatti io sono nascosto. Viene da quel gen. Sì. Ok. Aspettiamo. Sì, stai lì, stai lì. E niente, raga, ci grattiamo i coglioni un attimo. Facciamo la. La, perché c'è Grim Embrace di 30 secondi, non possiamo fare un cazzo. Non possiamo fare un cazzo. Grim Embrace ha bloccato, il secondo BF era valido. È ancora bloccato? Sì, ha attivato tutti e quattro, ok. Sì, ho capito, ma porco Dio però. Ciao. Viene da quel gen. Sì. La bomba! Boom, beccatela nel muso, becille. Vaffanculo! Inizia un altro gen. Io in sto quanto farà, ti metto un po' di pressione. Ma non sono io quello che ha messo la bomba, amico mio, è stato il Claudette! No, ci ha scossa, Banu. Come, pure? Sì, ho fatto aperto. A dispositivo Grim Embrace, Ampass e scossa. Ok. Riesci a salvarmi? Sì, top. Sì. Perché loro due stanno facendo un gun, quindi tanta roba. Ok, c'è anche l'uscita di là, però prova a aprire. Prova a aprire io, tranquillo. Ho il coso che mi fa... No, mi fa aprire velocemente. Si apre più velocemente, vaffanculo. L'apro? No. Ok, se vieni verso l'uscita e mi curi, mi fai un favore. Sì, perché tanto sta chaseando... No, perché volevo vedere se avevamo bisogno di un body o qualcosa. Thank you.
li ha covacciato. Aiuto! È come un cane. Bisognerebbe andare a aprire anche l'altro, quantomeno può bloccare adesso. Vabbè, intanto io faccio il suo di Kate su questa uscita. Cazzo, apri, apri, apri. Apri, apri. La 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 la. No! Ha preso tutti, ha preso. No, cazzo, prende anche. Curami, curami. Attento, attento, via, via, via. Madonna, scappa. Riesce a scappare, vedo? Perché sì, ho visto. Sì, okay, sì. Okay. Ma qui. Ci ha preso in tre col potere, Dio caro. Minchia. Forse il body non funziona tanto con Pyramid Head. No. Direi di no. Niente, quello che ha sborsato 20 euro per la skin è colui che ci muore. è lui che ci aveva la bomba. Calma. Sì. Divertente. Papà, con la bomba, sei io la bomba. GG. Rip in peperoni, sì. Cioè, guarda questa build. Grim Embrace, uomo morto, impasse, metti, non so, pop qualsiasi. No, ma infatti gliel'ho scritto. Cioè. Sì, sì. Maybe pop also. And overcharge. Just in case. Mamma mia. Aveva anche un add-on che gli aumentava il raggio del castigo. Castigo della madre, proprio. Cioè, se ci pensi, lui comunque ha fatto soltanto 1 su 4, ok? E aveva questi perk che hanno stralallentato il coso dei geni, cioè... non è neanche una questione di skill issue, cose del genere, cioè, abbiamo avuto È semplicemente una questione che se ti trovi il killer bravo e si mette quei perk, al 90% hai perso, perché tra il fatto che lui è bravo e il fatto che comunque blocca i generatori è proprio fine dei giochi. Sì, no, ma Grim Embrace devono fare qualcosa, dai. Non... secondo me dovrebbero rendere Grim Embrace come lo Scourge Hook, cioè tu devi portare allo Scourge, non può essere qualsiasi uncino. Perché Grim Embrace non funziona, cioè funziona su qualsiasi gancio, no? Sì, sì. Beh, ci sta. Intanto metto il nuovo Charm, che è fighissimo. Esatto, questo qua. Metto anche qua. Bellissimo. Bene. Mettiamo la skin di Alice nel paese delle meraviglie. Ma certo. Eh sì, che bello. Na 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 na. Che ci tengo a precisare, skin regalata dal buon Pinguz 98. Bellissimo. Skin stupenda. Sì. Un bel regalo di compleanno. Ecco la nuova skin di Kate. Quella è bella, eh? Beh, il cappello non è male, effettivamente. A me piace tutta, devo dire. Perché altro la giacca, cavolo, è troppo, troppo, come dire, troppo piumone. Ma mi piace perché è il draghetto. A me piace tutta. Il draghetto, cioè mi piace il sotto della giacca, quello è bellissimo. E la testa, anche la testa, sì sì. Vabbè, no, a me piace tutta, c'è tutta proprio. Beh, i pantaloni belli, ci sta. E niente, evento lunare, chissà come mai. Hanno dato quel codice da 666.000 per farsi perdonare. Mamma mia, guarda questa zarina. Pronto per il sabato sera? Siamo pronti, vedo ragazze. E tunz, tunz, tunz.
Andiamo a scopare qualche bell'uomo. Ah no? Non è così? Non siete senza pudore come me? No? Aiaiaia. Hi. Questo si chiama Ball Gown Princess. Ok. Non so cosa significa gown. Tu sai cosa significa? Grown? Gown, gown. G-O-W-N. Gown non l'ho mai sentito, sai. Da un attimo. Vediamo un po'. Gown. Abito. Abito? Davvero? Sì. Quindi ball gown... Vestito, toga. Quindi ball gown è tipo un tipo di vestito, immagino. Perché palla vestito non suona bene. Penso di sì. Ball non so. Vediamo ball gown insieme. Sì, ok. È tipo un tipo di abito. Sai quelle tipo da sposa, sostanzialmente. Cioè, è il classico abito da principessa. È un tipo di abito, ball gown. Niente. Okay. Principessa da abito principessa. È proprio quell'abito da principessa che vedi nelle fiabe lì. Quello un po' più pomposo, eccetera. Ball gown. Non lo sapevo. Quanto si impara. Si impara tante cose da DBD. Come bestemmiare. Ah, la mia mappa preferita. Cazzo, è brutta persona. È Death Slinger. Ok. Oh, non mi ha visto. Bello. Mamma mia, era letteralmente vicinissimo a me, ti giuro. Mi sono mosso due passi e subito tin 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 tin. Andiamo in paraggio, non so. Sì, non so se sopra o sotto. Ok, ho trovato la Tunz Tunz. Sembra sopra, eh. Subito proprio. Non ce la faremo mai nella vita. Io vado giù nel basement. Sì, anch'io. No. Bellissimo quella. No, anch'io. Sì, anch'io. No. No. Ci becca in due film. Dai, principessa. Principessa Peach. Ok. Vado io a salvare. Sì. Però è nelle mie vicinanze. Cazzo. Ok, ci riesco. L'ho un po' illuso. Mamma mia, però questa qua. Ha un totem acceso.
Ah, castigo, c'ha castigo. Ah. Sono ignaro. Vabbè, lo tolgo. Riesci ad andare, Vano? Provo. Io vado a fare l'altro. Bello però. No, questa si è suicidata. E ero niente. Ancora ignaro. Ero ancora ignaro, non l'ho sentito. Non vuole farsi curare? Da me. Peccato, potevamo vincerla. È sempre da te? Sì. La Zarina ha provato a fare un flash del save, ma non niente, è come te. No, ma si è fatta. No, ma si è fatta prendere. Apposta. Ah. C'ha giocattolo. Ma ha messo lui sta mappa? O ha avuto culo? No, non l'ha messa lui. No, Banu trova la botola. Sono due uncini vicini, non c'ha senso. Bene. Aspetta, se rimane qua a camperare, in realtà potrei anche quasi liberarmi, eh. Mi vuole far liberare? Vabbè, mi libero. Cos'è? Miracolo della vita, qualcuno si è liberato dall'anti-face camp system. Che vuole fare? Non lo so. Ti guarda, ti picchia, ti vuole uccidere. Non lo so, mi ha lasciato. Cioè, ho buttato il God Pallet e non ho più visto dov'è. È da me. No, scherzavo, mi ha lasciato. Ah, sta trollando, secondo me. Ah! Ti ha preso? Sì. Forse vuole fare punti. Non so. Ah, io mi sono lasciato prendere. Sì, prova il 4% anche tu. Ho trovato un kit medic, prova a curare. Vuoi che mi lascio morire? Sì, sono lontano, più che altro. Sì, va bene. Non credo che riuscirà ad arrivare in tempo. Anche perché poi in due cos'è che facciamo, quindi... No, ma io poi sono anche ignaro, quindi non sento un cazzo. Sì, sì, ma... Madonna, mi è passato davanti. Oddio. Madonna. È letteralmente passato davanti, mamma. Vediamo se è in giardino. Non sembra. Ma porca puttana. Ah. Ah, subito. Ah, è da lì. Ma vuoi fare... Vabbè, sta trollando, Avrebbe voluto prendermi tranquillamente. Lì c'è la maledizione. Ah, no, Ed. Noed, giocattolo, castigo e boh, vabbè. Probabilmente c'aveva pentimento. Ai 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 ai. Ma poteva darti la botola invece di chiudere.
niente. Ha detto a me piace più la Michaela, quindi te lo meriti. Ah, questo era il Noed. Però è un po' controproducente fare il giocattolo Noed, perché puoi rischiarti di non farti mai accendere il Noed. Vero. Minchia. Che spara. Ti mino un attimo al culo, aspetta. Ai 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 ai. È pop, c'è vero. Ah. Il pop? Sì. GG. GG. C'aveva il po'. Ma secondo me potevamo anche vincere se Fengoni non avesse quittato. Sì. Se non si lasciava andare, secondo me potevamo far meglio. Sì. Non gli è piaciuto perché è stato salvato, l'avevo salvato io, e poi è stato disgamato subito. E quindi ha detto: io non ci gioco più a sto gioco, ma fa culo, mettemi via, me ne vado. Non posso scavettare, se no mi bannano. Allora io me ne vado. Poi hai visto la skin del Vittorio? La skin del Vittorio, fa vedere. Aspetta. No. Cazzo. Oddio. Oddio. Abbigliamento di buon auspicio. Oddio. Allora, io sono pronto per il Capodanno, ok? Soprattutto quando devo fare il tifo alle mie squadre del cuore. Forza Fiorentina! Ale, ale, ale! Forza Fiorentina! Forza Fiorentina! Il rosso è il colore della Fiorentina insieme al bianco, mi sembra giusto. Mamma mia. Madonna, sai cosa? Sembra un boss mafioso così. No, anzi, sai cosa? Sai chi sembra? No, vabbè. Questo ci sta. Sai cattivo di Far Cry 5, no? Che c'è la setta. Come cazzo si chiama? Perché io dico sempre Josh, ma non si chiama Josh. Jacob non lo è. Joseph. Joseph. È lui, è Joseph. È uguale. Raga, è Joseph, ha gli occhiali pure. No, vabbè, questo è da bene. 7200 per avere Joseph. Mamma mia. Comunque ho visto Fengoni versione coniglio. Mamma mia, questa skin è subito instant comprare, raga. Vabbè, però... Mica ti fai sgammare instant. Ah no, ma si può comprare anche con gli iridiscenti. Sì. Ah. E di questo prenderai tutto. Mamma mia. Cioè, quanto puoi essere porca vestita così? La Feng, chi è che c'ha più skin in assoluto? La Feng? La Feng, sì. Ma perché la Feng è tipo il survival più giocato. Ma adesso non io... Manu, non ci credo. Ti ricordi il reel che ti avevo mandato di quello che censurava i nomi, che non voleva vederlo? Ok. Leggi come si chiama il Leon. Lo so, ho visto. È lui? È proprio lui? Aspetta. Oddio, è proprio lui. Il reel che ti avevo mandato l'altro giorno. Questo qua, Manu, su WhatsApp. You are... Fa vedere se... Yes. Anal Walk, è lui? Anal Walk, sì, è lui, non è lui. Insieme allo streamer o lo youtuber o quello che era. Anal Walk. Usava il Leon? No, la Yui nel video. Ok. Ma sai che sto notando che stanno facendo un botto di skin per la Yui? Sì. La Eugene Lee. Sì. Stanno facendo un botto di skin per lei. Non so se sta giocata come...
Io sono nato da un gen. L'uomo Covid. È allo shack. E mi ha visto. Non tocca usare il pallet, mi spiace. Stiamo andando verso il pallet. Comunque ha un addon che... Cioè non vorrei dire una stronzata, perché io quando l'ho stordito mi ha guardato il culo. Non so se esiste un addon del genere, bada perché del genere. Grim Embrace, insomma. Niente. Sì, a Grim Embrace. E paura che mi torni, però. Andiamo. Cerchiamo di fare questo genere dello shack, che è comunque carino. Già nella casa. Oh, tanta roba, raga. Adesso apre la cassa. Andiamo al gen davanti, quello che... Dai, sì, no, quello che sto facendo io, vieni con me. A vedere. Non questo qua. Ok. Quello là. Ah, quello centro. Minchia. È un po' più rischioso, sì. Te lo cerchi, posso dire con tutta la mia sincerità possibile. Guarda come è messo. Minchia la Fang quanto lo sta tenendo. Eh sì. Comunque è l'uomo gatto, L'uomo Covid gatto. E l'uomo gatto dopo questo non andrei a fare quello là, che voglio quello lì attaccato, andrei a farlo da un'altra parte della mappa, quindi. Da qua. Quello lì. Ok. E l'uomo gatto, ma lo sai che verrà direttamente da qua? Quel gen. Non ho visto dove l'ha preso più che altro. L'ha preso nella linea retta, vicino a quell'altro gen rosso. Non so se hai déjà vu. Fuck, è qui. Sì, te l'ho detto. Sta camperando la Fang un po', eh? Ben cazzato. Grim Embrace l'ha attivato. Beh, se sta, la sta fiscamperando, allontaniamoci, se no rallenta la barra. Sì. Vabbè, facecamping, che devo sì, dire. Vabbè, si libera tanto. Sta proprio guardando in faccia. No. No, 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 non venire. Non si libera. Noi facciamo l'ultimo gen, Infatti si è liberata, non aveva bisogno del body block del Leon. Ma quale gen vuoi fare? Tu puoi farlo, fai quello che ti senti, dato rimango. Tanto è completamente focussato, io sto nei paraggi a fare il flash, sì. Faccio questo gen. Incazzato per questa Fang. Ma Fang è una cinese, io odio i comunisti.
Questa è la seconda volta che vedo qualcuno liberarsi dall'anti-face cam system. Poi finiamo, eh. Sì, è andato anche all'exit. Sì, sì, è vicino a noi l'exit. La stai sempre inseguendo? Sì, sì. Perché non vedo... Ok. Allora, sai il giorno che abbiamo finito? Lì c'è vicino un exit. Ok, è nelle vicinanze. Secondo te ce la facciamo? Beh, se la campera si libera un'altra volta. Ok, va bene. Stai scamperando. Vai ad aprire l'altra exit. Non mi ricordo dove è. Cioè, l'exit vicino a lei è a posto. Ah, no, sono entrambe aperte allora. Ok. Stiamo nei paraggi, tanto si libera da solo. Ok. Allora, io sono lontano da lei. Io pure. Cioè, io sono letteralmente vicino all'exit. Si libera, vero? Non lo so. Il Leon è vicino. Il Leon non mi sa che non conosce l'antifresca. Ah no, ma non siamo dei deficienti. Ah, è vero, siamo deficienti. No, c'è! Ah, non c'è. No, non funziona, non funziona in endgame. Siamo delle teste di cazzo. La vuota, eh? Ma non devo bloccarla. Non so dove è finita. Siamo andati all'altro exit. Ah, ok. Ma non vieni, c'è bisogno di body block qua, non stare all'exit. Non so dove è l'altro exit, sai. Dopo la casa, vieni dritto. Ok, body block. Lei. Sto body bloccando. Sto body bloccando. Sì, ho capito. Ok. Andiamo. Vai. Ok, salvata. È andata a franco. Ho fatto un cazzo sta partita dopo. Provate a fare un flash messenger. Ah, non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi. Incazzato. Non è riuscito a uccidere. Mission fail. You wanted. Can you mind your own business? Are you for real? In a coop game. You wanted the Fang Mussi. What do you think this is? Cosa pensa questo? Cosa pensa? Cry baby detective. Don't break PCs, please. Non break PCs. Oh, ma questo è da deportare il nome, bro. Picanigga. Ovvio. Cazzo! No, Pier, non l'hai detto. No, tu non l'hai detto. Io non ho sentito. Io non ho sentito, raga. Io non ho sentito. Mi dissocio. Io non ho sentito. Mi dissocio. Non ho sentito nulla. Sono nero comunque io come persona, quindi... Sì, esatto, oltretutto farebbe ride. Ah, cazzo, ma aveva Lightborn. Vabbè. Ah, minchia. Scusa, come si è rapporto il nome? Disturbo della... Please shut up.
Ok. Io apri, mamma mia, continua a parlare. How about you don't play drop? Ho incazzato per il play drop. Crouch touch comp corner. Lord. Go watch. Watch Sanremo. Boomer. Infatti. Cioè ha perso con la Blight. That's a big fat lie, attenzione! LOL. Healer, pro healer. Watch, salvemo. Stop playing this game. It does it you. Do you hear yourself? E you? Ah, Pier, ti vedo molto alterato, mamma mia. Dai ragazzi, fa ridere. Dai, basta, basta. Kate, you dropped tanto... Shaq at 5 gen. Kate is sexy. Dai Giacomo andiamo via. Do I need to say more? Kate is sexy. Kate can do everything cause is sexy. Ma davvero? Ma io comunque pensavo che non cioè che la N-word, quella che ti bannava, era un'altra. Cioè sì, però non quella lì anche. Quella è la versione inglese, bro. Anche se la versione inglese, anche se la versione inglese mi sembra un pelino più soft, cioè quella italiana è proprio forte. Sì, cioè più che altro dice you are what is wrong in this community. Come 1v1. Dude, you are playing Blight and Tunneled like Zeb and Lost. This is bad. Try nurse. Maybe it works. Let me show what you I can. Guarda, io posso farcela, Dude, please. No, ha scavettato. È andato. Sì. Ma incredibile. Ma io ammetto che sono stanco, Pie. Poi con questa live è incredibile. Cioè, con questa partita, secondo me, finiamo la serata con l'uomo Covid incazzato. Mamma mia, lezzo proprio. Sudice. Faceva di... Cioè, questa chat è tipo... incredibile. Cioè io non so cosa ha fatto la Fang per farlo incazzare, secondo me era diceva che aveva predroppava tutti i pallet, però uno che predroppa i pallet con la Blight non dura molto, quindi mi sembra molto strano che... E non è tra l'altro vero, perché ad una certa io ero là che stavo aspettando a fargli il flashless semi, no? Ok. E lo stava loopando ad un loop che non aveva droppato subito il pallet, cioè era lì che stava loopando bene, quindi... Una di quelle persone che rosica. Niente, sai perché rosica? Perché ha pagato 20 euro per la skin da gatto, dall'uomo gatto, perché è leggendario, ricordiamoci. Ed è incazzato perché ha detto no, non è giusto, dicevo che con la skin ero forte e diventavo forte. E invece non è così, va fanculo. Niente. Invece non è così. E niente, questi... No, più che altro la... non è leggendaria ma è ultra rara. No, ma scusa, leggendaria non è rossa, scusami. No, più che altro io vedo... Cioè, rossa è ultra rara, sì. Ah, ok. Però poi c'è anche quella gialla. Ah, ok, scusami, ok. Quella bianca sì. È leggendario. Che costa... Quella bianca è con le... Sì, che sono per gli eventi, leggendario set, sì. Ok. Quelli gialli sono per gli eventi. Esatto. E poi c'è ultra raro.
molto dado, ultra dado. Ah, ok. No, perché io chiamavo leggendario perché appunto vedi che, per esempio, se vai nella Blight, Gatto Vagabondo e Birkin costano uguali. Quindi, Sì. per questo che dicevo. Però ultra raro, cioè in realtà puoi anche comprarla con i punti. Sì, Quindi quello sì. rediscendi il gas. Però minchia, costa un botto di più. Perché è tutto il set, quindi testa, colpo e arma. Ah, Perché vedi che è tutto unito. sì. Costa un botto, costa più di un killer. Cioè costa, vediamo, 9.000, 9.000, 18.000. Porca puttana. Costa più di 3 killer. Costare costa. Costa più di 3 kill quasi. Tipo, perché dovresti comprare altri kill quando puoi prendere una bellissima skin da uomo gatto? Non lo vuoi l'uomo gatto? Non lo vuoi l'uomo gatto putrido? Vedi che riuscirai a vincere? Vedi che riuscirai a vincere con l'uomo gatto putrido? Madonna. Niente, vabbè, queste sono state le partite, sono state belle secondo me. Soprattutto l'ultima con l'uomo Covid incazzate del tipo, questo è proprio il bello di DBD, cioè proprio, cioè è incredibile come la gente proprio, cioè proprio non ragiona, perché almeno noi due siamo comunque coerenti, che capiamo che lato kill sappiamo che Blight è uno dei più potenti. No, lui ha detto proprio le sue parole, ma cosa dite? Non è vero che Ma Blight perché non... adesso lui pensa che con l'ultimo aggiornamento che c'è stato la Blight e gli Addon non è più il killer più forte. Ma Ah, secondo me non sì. mi sembra. Non, ma, sì, ma non mi sembra uno di quelli che segue molto come dire, l'andamento del game. Cioè. No, non sembrava molto. Poi diceva mind your business. Can Mind you co. please mind. Cioè, in un gioco dove ci sono 4 contro 1, cioè, la logica è che una volta aperto io. Cioè, dobbiamo andarcene. Dobbiamo Chi andare se via. frega tanto. Mind Cioè, ma your che. business. Ma poi. Vabbè. Che cosa strana, mamma mia. Povera Fang. E niente. Vabbè. Spero che vi è piaciuto, no? Questo ritorno di DBD un po' malaticcio perché sono ancora malato. E poi con queste partite, soprattutto quella con la Blight strana, bellissima direi. Meglio di Sanremo, non sei d'accordo anche tu, Pie? Cioè, questa Direi, direi. è. Diciamoci la verità, questo uomo Covid dovrebbe andare a guardarsi Sanremo anziché giocare a DBD. Dai, Le Esatto. scimmie nel parco giochi delle scimmie dobbiamo mettere, no? Non su DBD al momento. Niente, io vi saluto perché vi auguro una buona notte, sono stanco, eccetera. Anche Pietro vi saluta. Bella ragazzuoli, bella, 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 bella. Bella, io ringrazio tutti, ringrazio anche Project Fox, non so quando hai scritto questo messaggio, però io ti ho risposto incredibilmente. E nada, e ci vediamo alla prossima, non so se domani mattina vuoi fare una live PM su DBD oppure no. Sei pazzo a farla di mattina, ribadisco. Sei pazzo. Vediamo, dai, no, sì, Dimmi dovrei tu come uscire. preferisci. Sì, dai. Vediamo, Sì. dai. Ci sentiamo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao.